In occasione della Giornata Mondiale della Tassia, sabato 29 settembre, Napoli aderisce alla campagna di raccolta fondi per promuovere la ricerca. Le sindromi atassiche sono malattie genetiche rare del sistema nervoso centrale che in Italia colpiscono più di 5.000 persone, provocando la perdita progressiva di coordinazione motoria. L'iniziativa, quest'anno alla 12ª edizione, è promossa dall'AISA, che con il contributo di volontari raccoglie fondi per offrire sostegno ai pazienti atassici e alle loro famiglie. L'istituzione di questa giornata mondiale è particolarmente importante perché accende i riflettori, accende l'interesse e fa sentire un urlo da parte di questi pazienti, da parte delle loro famiglie e chiama alla solidarietà i cittadini. Per questa iniziativa e tante altre serve il vostro aiuto, quindi oltretutto contribuite. Così noi faremo in modo di finanziare dei progetti più grandi ancora e sperando che ci riusciremo. Sabato mattina in piazza Trieste Trento sarà allestito un gazebo dove poter fare la propria offerta e ricevere in dono il fiore di confetti di Sulmona. In serata, a partire dalle 20, in un concerto spettacolo si esibiranno Ida Rendano, madrina dell'evento, Luca Sepe, Franco Ricciardi e tanti altri artisti. Io sono, come dire, orgoglioso di partecipare a questo evento e nel nome di un personaggio che amo tantissimo, un principe nel vero senso della parola, sarò felice di in qualche modo contribuire e lui sicuramente, anzi lo chiamiamo, chiamiamolo un attimo e vediamo che cosa. Principe, qui vogliono un appello da parte sua. Ammesso e non concesso, invito tutti i telespettatori, non lo so, a reti unificati, milioni e milioni in quantità, a venire il 29 settembre a Piazza Trieste Trento per questo evento eccezionale. Dico bene o dico male, signorina? Perfetto, vi aspettiamo. È tutto a vostra disposizione. Vitto, alloggio, impiegatura, natura e siratura. Capito?